Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Stiamo, andiamo, papere, tutto bene, tutto a posto in questo meraviglioso e caldo martedì d'aprile, papere? A causa dei tuoi video sto cominciando a vivere da nobile, oggi ho comprato caviale, tartufo, salmone, foglie di oro. Mangiato tutto. Ma tesoro, hai fatto benissimo. Ti sei preso anche il Dom Perignon e come dessert tonsille cavo. Grazie per i 5 patato. Bentornato tra le papere armate. Comprati tutto quanto di Chanel, mi raccomando, a Rumani e poi nota alle Cayman. E Rubichico, grazie per aver fatto la sub. Grazie per la sub. Benvenuti, bentornati tra le papere armate. Patativi. Allora, prima cosa, come sempre, ci prepariamo la level up, naturalmente, prima di iniziare. Abbiamo della robina buona stasera da guardare papere. Ho trovato una cosa che probabilmente inquieterà parte della chat. Una signora che cucina e quello che cucina sembra essere più o meno una merda. Il problema è che molto spesso si cimenta in piatti italiani.
Però, prima di passare alla signora, naturalmente ci prepariamo e ci scaldiamo con calma. Allora, prima di tutto ci prepariamo la Level Up. E Pappere, vi ricordo che c'è il 15% di sconto, col codice Andradel, quindi approfittatene perché c'è il 15% di sconto. Adesso è il momento buono per acquistare perché è il momento in cui lo sconto è più alto. Allora, c'è Fanpage. No, Fanpage non c'è Palatina. Cata, grazie per i tre, bentornati per amare Palatina e... ci shakeriamo la Level Up adeguatamente. È ronco! È vonco! Oramai ho perso delle diotrie a far così. E Papere! Andrea, potresti portare anche Come è fatto? Che ne pensi? Potrebbe essere o anche un'idea. Quella serie dove praticamente mettevano in asta dei box abbandonati. Che ce ne l'ho pensi? Presente, ce l'ho presente. È un'idea, dipende se trovo cose carine e belle da vedere. E grazie per il cir. E Papere, c'è una novità. Ci abbiamo l'altro sponsor, Papere. L'altro sponsor è NordVPN. Ci avete preso l'altro giorno, bravi. General, grazie per il cir. Come entrare per male, Patino? Sì, forse una puntata o due, sì, sono domani. Ci avete preso, Papere, NordVPN! Ci abbiamo anche il link sotto collegato. Naturalmente, allora, che cazzo è NordVPN? Facciamo un attimo un riassunto, perché magari qualcuno di voi non lo sa. C'è anche l'offerta, e se cliccate sotto al canale con informazioni, vi apre qua, c'è l'offerta con lo sconto. Facciamo un attimo una sintesi rapida. Michele, grazie per il 5, mi trovi per male, Palatino. Che cazzo è NordVPN? Allora, NordVPN intanto ti associo immediatamente un anti-malware, quindi gli hacker, gli Anonymous non possono entrare a rubarvi la roba. Poi, mettete che state scrivendo la vostra amante, ma la fidanzata è un hacker. Sera, Andrea, vi nasconde l'IP e non vi può rintracciare. Non posso sempre usare BitTorrent. Non ti preoccupare, volevo parlare, Palatina, di un po' di cose. Dimmi. Primo, sono morta con Pingu e Panda. Secondo, ti ricordi quando hai detto che bisogna liberarsi di persone che fanno la vittima? Sì. Il mio ex migliore amico lo era. Dava sempre la colpa a tutto e anche di me di tante cose. Io ho cambiato un sacco di volte ma non era mai abbastanza e quindi mi sono rotta e ho sempre detto quello che pensavo. Palatina, ora da quasi bene. 2 anni che non mi parla, 2 anni. Palatina, hai fatto bene, uno deve anche liberarsi e sfogarsi, e trattenere non va bene, grazie per il cheer. Dicevo, mettete che la vostra fidanzata sia un hacker ma volete scrivere all'amante, con NordVPN nascondete l'IP, in questo modo non vi rintraccia. Ciao e Andrea, hai mai pensato di portare Mythbusters? Sì, ma non trovo le puntate, Palatino. Grazie per il cheer. E oltretutto, volete vedere video di anziane del Turkmenistan che si prendono assediate? Ma vi dice il video non è disponibile nel vostro paese? Ecco, con NordVPN gliela mettete in tal bus, gliela retro apponete e potete vedere i video anche di cose che in Italia non sono disponibili. Sono io ridere a crepapelle. Allora, adesso, io direi di partire con reaction... E ci abbiamo una meravigliosa... Con NordVPN i plebei non possono hackerarvi i nostri conti con i renti da nobili. Metti che ci vogliono rubare il caviale, amore. Allora, tra parentesi, se andate sotto in informazioni e aprite la pagina, vi appare questo. Così, nel dubbio, potete già trovare tutto quanto. C'è l'offerta con il 67%, mi raccomando, che ancora il momento è buono, poi tra un po' scade comunque. Trovate tutte quante le info sotto al canale, se cliccate informazioni. Allora, adesso abbiamo questa cosa qua che me l'avete consigliato in molti, le tecniche di autodifesa efficacissime parte 1. Va bene. Mi pare che tra l'altro l'avemmo anche già, l'abbiamo già visto tipo uno o due l'altro giorno. Ciao, come va? Ti seguo da tanto tempo, ma purtroppo ho perso l'account e ora posso donare anche i bit. Comunque ti stimo molto. Grazie mille, Scusate per l'interruzione. Grazie per i cir. Flavia, grazie per i 5. Casta, grazie per i 5. Bentornati entrambi tra Varmale e Palatini. Allora, vediamo un po' cos'è sta roba qua, che me l'avete consigliata in tanti, in effetti. Buonasera a tutti. Nel video di oggi vi illustrerò come difendervi nel caso in cui veniste attaccati da queste persone. Ah, ma sì, ne abbiamo visto uno, però questo iniziamo è un altro. Subito. Se il vostro assalitore è bergamasco, urlategli contro che il suo dialetto di merda... Dai, che cattiveria! Che
cattiveria. Da sembrare. Ok, ultima cosa e poi promesso non rompo più. Da dimmi. Dove prendi più guadagni dai Ciro, dalle sub? Così so come tormentarti, ridere a crepapelle. Dalle sub, direi dalle sub. Grazie per ci fa, tira. I bergamaschi sono bergamasco, urlategli contro che il suo dialetto di merda sembra arabo. I bergamaschi sono così razzisti che l'assalitore monterà su tutte le furie. Walter, grazie per i 5. Bentornato tra le papere. Mentre la sua mente è obnubilata dalla rabbia, attaccate senza pietà. Se il vostro assalitore è veneto, tirate fuori il crocifisso per gli esorcismi dalla vostra tasca. Lo sapevo che con i veneti si passava ai crocifissi. I veneti sono la prole maledetta dello demonio e oggi sono la prole maledetta del demonio. Qualsiasi cosa inerente a nostro signore. Finiteli con violenza. I miei Se il vostro assalitore è toscano, urlategli contro il nome di un'altra città toscana. Sono 1000 anni che i toscani si odiano a vicenda. Ah, ok, va bene. Scioccato dall'udire il nome di una vituperata città nemica, l'assalitore non sarà capace di reagire. Grazie, attaccate rapidamente. Vedi, questo non lo sapevo, ad esempio, vedi, non sapevo che i toscani si odiassero così tanto tra di loro, io non ero così. Se il vostro assalitore è napoletano... Bravo, meglio, evitiamo perché non si sa mai. Lo so, mi dispiace, ma per evidentemente l'hanno tolto apposta, perché... Se il vostro assalitore è genovese, fate cadere per terra dei centesimini di bronzo. Vabbè, questo immaginavo. Il genovese si butterà a terra, nel tentativo di raccogliere tanta abbondanza. Non appena lo farà, finitelo in fretta. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e spero che questo video... Vogliamo, avevo caricato ovviamente anche la parte 2, 3, 4... Dura un minuto a testa. Buonasera e bentornati alla seconda lezione del vostro corso di autodifesa. Iniziamo subito. Ci sarà anche Bologna. Se il vostro assalitore Andrea del 1988 uguale avere gli stessi sponsor del Masseo NOIIIORDDDVPN. Ragazzi, con Prime la sub è gratuita. Avete tutti i vantaggi, le emoticon e potete vedere Andrea senza pubblicità. Bravissimo. Comunque, se ti devi difendere da un piemontese, basta dirgli che nessuno si caga la sua regione. No, lo dico è... io che sono di Torino. Ma non è vero. Se è bolognese, digli che i tortellini sono modenesi e che alla panna sono buoni. Se è modenese, di che i tortellini sono di Bologna. Guarda, effettivamente hai ragione. Se dice un bolognese che i tortellini sono di Modena, è pazzesco. Grazie per il cifratino. Adesso bisogna anche aggiungere che, oltre al 15% con level up, bisogna anche aggiungere al discorso, c'è anche il codice sconto di Andrea del... su NordVPN, quindi diventerà lunga, ma l'aggiungeremo tutto insieme. È della bassa padana, portatelo in un luogo aperto e luminoso. Avendo vissuto per anni nella fitta coltre della nebbia e dello smog... Il padano sarà accecato dalla luce del sole. Attaccate mentre non riesce a vedervi. Se venite attaccati da due siciliani, vi basterà sbagliare il gender di un arancine. I due assalitori inizieranno ad attaccarsi a vicenda per decidere chi ha ragione sul nome. Ma è fatto benissimo! Ma è fatto benissimo! Con due che si menano! Una volta fuori dai giochi uno, eliminate l'altro. Se il vostro assalitore è altoatesino, ricordategli cosa... Se è piacentino, confondigli le idee dicendo che la coppa di Parma è più buona. Cadde a Villa Giusti il 3 novembre 1900. Cosa? Assalitore è altoatesino, ricordategli cosa accadde a Villa Giusti il 3 novembre 1918. Il crucco infame, ricordando tale fosco evento, si rattristerà. Mentre è triste, attaccate esattamente come gli italiani sull'Isonzo. Che stronzo. Se il vostro assalitore è bolognese, oh,
ce l'abbiamo! Non fate assolutamente nulla. Come? Sarà solo questione di tempo prima che dai suoi capelli inizierà a colare la sua tinta blu del cazzo e... Emil, grazie per i 5 metri per ormai mattino! Meraviglioso, oso dire attualissimo, considerando che a Bologna più o meno sì, sono tutti quanti alternativi. E gli entrerà negli occhi, accecandolo. Mentre è cieco, attaccate. Per oggi può bastare. Spero che il video vi possa risultare utile in caso di aggressione. Meraviglioso, qui abbiamo la parte 3. Pipino, grazie per i 7, ventrovamo per male, patino. Milk. Buonasera, bentornati alla terza parte del vostro corso di autodifesa. La lezione di oggi sarà molto densa, quindi iniziamo senza indugio. Let's go! Se il vostro assalitore è piemontese, ditegli che la sua terra natale è la regione più amena della Francia. Il piemontese... Cos'era quello? Oh! Sentendosi associato ai vili galli, finirà in autocombustione dalla rabbia. Mentre brucia, attaccate senza pietà. Se il... Samuelino, grazie per la sub, è venuto tra le papere al vostro assalitore è pugliese, mostrategli un ulivo sano. Abituato alle sue piante massacrate dalla xylella, il pugliese inizierà a venerare quell'ulivo come una divinità. Mentre è in preda al fervore religioso, colpite. Se il vostro assalitore è sardo, mostrategli un qualsiasi manufatto umano successivo al 1200 avanti Cristo. Rimasto al livello di civiltà posseduto ai tempi dei nuraghi, il sardo... Non è partito! Andrei bolognese non va attaccato, ci pensano i centri sociali. Ah merda, da noi fanno botte anche tra di loro, quindi immaginati, grazie per il giro. Inizierà a sbraitare in maniera incomprensibile alla vista di tali prodigi della scienza. Mentre è in preda allo sgomento, lanciategli addosso una rasengan. Rasengan! Se il vostro assalitore... Koala, grazie per i 3, per Gris, grazie per i 4, bentornati entrambi, tra Paper Male e Palatino. Ma sì, anche a me ha fatto ridere, ma questi se non ridi con queste cose. Bentornati Paper Male e Palatino. Cristino, iniziate a parlare in qualche dialetto slavo. Egli crederà che al di là del confine sia di nuovo scoppiata la guerra e andrà a cercare delle armi per difendersi. Mentre è impegnato nella ricerca, colpitelo alle spalle. Ma se e è l'assalitore è un complottista, Novax, come fai? Ah, inventati un complotto più grande. Ragazzi, io ho scoperto che questa è la chiave. Questa è la chiave, ragazzi. Grazie per il cipollatino. Questa è la chiave. Se un complottista ti parla di complotti, tu inventane uno ancora più assurdo. Tipo, se uno ti dice... Ma cosa credi? Nei vaccini i medici ci mettono il 5G. Nei vaccini i medici ci mettono i chip. Tu guardalo con aria sussiegosa, altezzosa. Leo, grazie per i 2, bentornato per male, palatino. Tu guarda con aria tipo altezzosa e fai. Ma perché tu credi ai medici? Ma che sei proprio ignorante. Non esistono i medici. Sono rettiliani dei poteri forti. I medici non esistono. Sono tutti alieni, tutti alieni. Secondo te come si è sviluppata la specie umana, eh? Dei medici rettiliani sono scesi, hanno fatto evolvere le scimmie e poi hanno continuato a esistere, eh? Secondo te come è passata la peste del 1370? Grazie. Allo sterminio! Sono i medici rettiliani! Giardina, grazie per i 5, mi trovo per male, Valentina! Se ti dicono, ma guarda che la Terra in realtà è piatta, tu digli, ma perché tu credi alla Terra? La Terra non esiste. Tutto questo non esiste. Tutto questo è una percezione della tua mente. Noi siamo nel Matrix. Non hai visto i film? Quelli sono film fatti dai ribelli per farci aprire le menti. Keanu Reeves non esiste. Keanu Reeves è il frutto della percezione umana. Qualcuno ha mai visto Keanu Reeves? No! Tutte le foto sono fake! Non è mai esistito! Siamo tutti nel Matrix! La lezione di oggi è finita. Come sempre mi auguro che questo video possa risultarvi utile. Mettiamo anche la parte 4 perché... Finestra Italiana. Ogni giorno ti diamo la migliore vista sull'Italia. Abbasso perché... Corso di autodifesa.
vi prego di prestare molta attenzione a quello che dirò oggi. Iniziamo. Se il vostro assalitore è abruzzese, iniziate a belare. L'abruzzese, pensando che sia iniziata la stagione della transumanza, si recherà di sua spontanea volontà verso i picchi più sperduti dell'Appennino. Mentre sta compiendo la monticazione, ficcategli due spiedi per arrosticini nella schiena. Se il vostro assalitore è umbro, ricordategli che la sua regione è l'unica dell'Italia peninsulare a non avere uno sbocco sul mare. Traumatizzato da questa notizia, che da 500 anni costituisce il disonore degli umbri, il povero umbro collasserà al suolo affranto. Fra due giorni sono 7 mesi che ti conosco. Ogni sera mi fai divertire con le tue live e mi fai passare delle belle serate. Che carino. PS, porterai mai Resident Evil 4? Può essere, non è da escludere. Grazie per l'euro, Paladino. A questo punto, allontanatevi in silenzio. Come mi allontano dopo aver bullizzato Ema, grazie per i due, bentornati per la Paladino. Se il vostro assalitore è romano, rimanete fermi nella vostra posizione. Esiste un buon 150% di possibilità. Un buon 150%! Un buon 150%! Tà che mentre il romano si avvicinerà a voi gli si aprirà una voragine sotto i piedi e sarà inghiottito dalle viscere della terra. È cosa risaputa, infatti, che i romani hanno perso le conoscenze ingegneristiche necessarie per realizzare delle strade nel V secolo. E ora vivono sotto la costante minaccia del loro peggior nemico. Master, grazie per i 7, bentornato romano, paladino! Marco, grazie per la salve. Se il vostro assalitore è emiliano, ricordategli che sempre io, il confine storico della Romagna comprende anche Ferrara e Bologna e che le loro pretese campanilistiche non valgono un cazzo in... uno stato unitario come la Repubblica Italiana. Perché raga, effettivamente... Ciao Andrea, ti seguo da poco ma da quanto ho iniziato non riesco a smettere. Durante la giornata guardo tutti i video del canale. Che carina, grazie invece di Palatina. Perché ragazzi, effettivamente dovete sapere che in Emilia Romagna, tra emiliani e romagnoli, c'è una certa differenza. Cioè, allora, oramai quasi niente, però un po' d'anni fa c'erano quelli che facevano Emilia... e Romagna, capito? Cioè, c'è la gag. Infatti, ripeto, ai miei amici romagnoli. Che noi, ripeto, noi scherziamo. Cioè, io scherzo con i miei amici romagnoli, ve l'ho già raccontato. Sì, diciamo le peggio cose. Io ai miei amici romagnoli gli dico che sono i napoletani del nord, praticamente. Perché dico, sono siete tutti quanti tamarri, così. E i romagnoli sono un po' tamarri, in effetti. E poi, tra l'altro, meglio non dirlo davanti a mio nonno, perché... mio nonno ama la Romagna ed è di Napoli. Io dicevo sempre, vedi, mio nonno è di Napoli, ama la Romagna, fatti due domande. Ovviamente si fa per scherzare, ragazzi, naturalmente si fa per scherzare, chiaramente. Però effettivamente i romagnoli sono molto tamarri i romagnoli. Però in senso buono, nel senso si vede che ci tengono allo stile, al look, li vedi con i Ray-Ban, tutti vestiti bene. Di buono c'è che i romagnoli sono, io penso, i più grandi trombadores d'Italia. Cioè, io credo di non aver mai visto nessuno che... Ma no, ma non è che li offenda, è una gag, sono amici miei, se non si scherza con gli amici. Io penso di non aver mai visto nessun popolo d'Italia che ama trombare come i romagnoli. Cioè, ce l'hanno qui, ragazzi, la patacca. Proprio 18 ore al giorno pensano alla patacca i romagnoli. Sono una roba incredibile. Dico solo una frase: Ferrara è più bella di Bologna, punto. Grazie per il patatino. Non avete manco i portici, dai, ma che cazzo stai. Comunque, cioè, poi di altro che i romagnoli hanno un senso del lavoro incredibile. Cioè, i romagnoli hanno un senso del lavoro incredibile, lavorano come degli stronzi. Quando estate lavorano 18 ore al giorno, io dico, io non so come cazzo facciate voi. Sentendosi associato ai cugini romagnoli e consapevole che questi hanno sottratto terre alla sua patria Emilia, l'emiliano sarà così scioccato da permettervi di attaccarlo e terminarlo.
anche la patacca è la patonza in Romagna. In Romagna la patonza si dice la patacca. La lezione di oggi si è conclusa. Bellissimo, meraviglioso, meraviglioso. Poi ragazzi, ripeto, cioè io lo dico sempre scherzando, perché c'è sempre chi si offende, raga. Ma... Se il vostro assalitore di Ivrea basta usare le arance, appena una di queste verrà la lanciata, il vostro assalitore penserà che sarà arrivato il carnevale. In una forte confusione si butterà nella dora. E poi dicevo, ragazzi, io lo dico sempre per scherzare, naturalmente, nessuno si offenda, anche perché io ho più parenti del sud di quelli del nord, quindi... Vediamo l'ultima a sto punto, è l'ultima. Ah, è vero, effettivamente mancava ancora il Molise, la Calabria e le Marche. Non potevate sopportare il nostro fallimento. A Firenze c'è la Piazza Nettuno, ci hanno rubato anche quello. PSW doppia le romagnole. È vero, a Firenze c'è il Nettuno che è preso da Bologna. Il Molise mi aspetto che dica che non esiste. Dove vi ha condotto? Di nuovo da me. Sì, siamo abbastanza caparvi. Vi sono garato. Buonasera e bentornati alla quinta lezione del vostro italico corso di autodifesa. Il vostro italico corso di autodifesa. Iniziamo rapidi. Se il vostro assalitore è calabrese, buttate a terra una banana. I calabresi, a livello evolutivo, sono rimasti indietro di 4 milioni di anni. Ma perché? Ma qualcuno mi spiega questa cosa qui? Io non l'ho ancora capita questa cosa qua. Qualcuno me la spiega. Perché? C'è una spiegazione? No, ma per capire... Allora, per capire, no, perché... Io mi sono svegliato un giorno con sta cosa qua. Ma perché? Non ho mai capito il perché. Sì, ma perché? Cioè, allora, fino a 20 anni fa, questa cosa qui non esisteva. Cioè, fino a 20 anni fa, la Calabria era conosciuta per il piccante. Ciao, io sono andato dall'otorinolaringoiatra per delle cotime perdite dal naso e già che avevo paura prima che me le chiudesse ho chiesto di aspettare 10 secondi e lui a caso mi ha mollato uno schiaffo forte. Avevo le 5 dita sulla guancia, non so se denunciare o no, i miei consigliano di sì, dimmi te. Ma che cazzo? Se l'assalitore è sardo basta dirgli che il maialetto non l'avete mai mangiato e procederà a cacciarne uno nella foresta e scomparire. Ma che cazzo... A parte che dovevi dargli un cartone di denti indietro, poi sì, denuncialo, ma chi è sto pazzo? Pino, grazie per la sub, venuto a parlare, Palatino. Dicevo, scusate, io non ho capito perché... Sendo simili alle scimmie. Ma perché? Cioè, fino a 20 anni fa la Calabria era conosciuta per il piccante, perché adesso c'è questa cosa qui? Qualcuno me lo spiega, perché sono pelosi, ma che cazzo? Ma sono tutti pelosi, ma che c'entra il pelo? Raga, i calabresi hanno più pelo del normale, che cazzo c'entra? Scusa, non ho capito... I lineamenti, ma io ho 2 o 3 amici calabresi, sono normali, ma perché? Cioè, parlano tutti così, però sono normali, io non, vi giuro, non sono mai riuscito a capire il perché. Gettare loro addosso una banana vi permetterà, ma per il dialetto, ma... di distrarli e fuggire, ma comporterà anche accuse di razzismo nei vostri confronti. Tanto... Se il vostro assalitore è marchigiano, ditegli che la sua regione non serve ad un cazzo. Perché? Ma dai! Ma perché? A parte che non è vero, perché nelle Marche c'è Gabice Mare, quindi attenzione. Io vado a Gabice da 33 anni e Gabice fa parte delle Marche, quindi attenzione, non è vero. Che poi tra l'altro anche tra romagnoli e marchigiani, altro che tra emiliani e romagnoli, tra romagnoli e marchigiani, sapete come si dice in Romagna? Meglio trovarsi un becchino alla porta che un marchigiano, quindi mica, anche tra marchigiani e romagnoli corre un sangue che proprio divino, voglio dire. Sì, a me Andrea hanno messo un robo in bocca per 2 settimane, questo perché, giocando con un tubo di metallo, me lo sono ficcato nel palato. Questo però nel mentre mi faceva male al braccio dicendo, dai così non senti il dolore alla bocca. Sì, ha un senso logico, TikTok, ma... TikTok ci ascolta, ho appena aperto TikTok ed il secondo video era esattamente questo video qua, non mille unesi, ma era mai comparso prima. Vabbè, perché si vede posso che si ascoltano. Posso dire che sono impressionato e spaventato?
Grazie per il cibo patatino. Sì, è vero che effettivamente il senso del dolore si focalizza più su un punto che su un altro. Effettivamente, se a te fa male la mano, ma ti fai più male all'altra mano, sentirai solo il dolore dell'altra mano, o prevalentemente il dolore dell'altra mano, per non sentire il dolore della prima mano. Però è la tecnica del cazzo, cioè, voglio dire. No, ragazzi, guardate che... Vabbè, poi ripeto, sono tutte cose... Ma ragazzi, in Italia la concorrenza c'è ovunque. Cioè, ragazzi, le concorrenze, come si dice, non le ostilità, perché ostilità sarebbe una parola esagerata, però, diciamo, le concorrenze sono anche nei quartieri delle città, ragazzi. Cioè, noi italiani siamo così, dai, siamo così. Ci piace gareggiare, raga. Scommetto che di qualunque città voi siate... La rivalità, bravo. Scommetto che di qualunque città voi siate... Anche nella vostra città, tra quartieri, c'è rivalità, persino. Ti scommetto quello che volete, che anche nella vostra città, persino nei quartieri ci sono le rivalità. Quindi, raga, perché noi italiani siamo così, ci piace rivaleggiare, ci piace... Mi sono appena tirato due schiaffi, a sinistra leggero ed a destra UNPOPU forte. Confermo, ho sentito solo lo schiaffo di destra. Sì, ma non farti male per il patatino. Però, ragazzi, oh... Alla fine la rivalità può essere alcuna cosa buona, perché quando due persone sono rivali cercano di migliorare per prevalere sull'altro. Ragazzi, perché in Italia abbiamo il cibo migliore del mondo? Perché in Italia siamo i numeri uno in tante cose? Perché abbiamo le rivalità. Ci scontriamo e uno vuol dimostrare all'altro di essere più bravo e quindi ci diventiamo l'unica bravi. L'unica rivalità vera è tra Brescia, Bergamo e Verona. Sì, non hai visto quella tra Bologna, Ferrara e Modena. Grazie per il cibo. Non hai visto quella tra Bologna, Ferrara e Modena. Anche noi, che poi tra l'altro io al mare c'ho amici di Ferrara e amici di Modena, quindi voglio dire. Se è marchigiano, potete dirgli che la sua regione è quella più depressa della penisola italica. Potete rinfacciargli anche quella stramaledetta siepe che Leopardi non ha bruciato. Ma Leopardi... Oltretutto Leopardi... potevano salvare Silvia, così quello lì non rompeva le palle. Sì, ma Leopardi è odiato all'unanimità proprio, grazie per il giro. So che è conosciuta solo per un depresso di merda che vi rovinerà la quinta liceo. L'hai chiamato! Tacchi palla, grazie per il 3. Sei tornato tra le papere armate. L'hai chiamato! Andre, grazie per gli 8, eventuale per male, patatino! Non potendo fare altro che constatare la veridicità di codeste affermazioni, il marchigiano si ritirerà in preda allo sconforto. Mentre è sconfortato, contrattaccate. Sto sempre a discutere con i miei compagni di classe se i tortellini siano bolognesi o se siano modenesi. Sono bolognesi, lascia fare. Grazie per i cir, ti amo, grazie per i 9, eventuale per male, patatino! Sono di Bologna. E venite attaccati da un molisano e da un valdostano, imbastite un dibattito su quale regione sia più insignificante. Ma dai! I due assalitori inizieranno a venire alle mani per difendere il loro inutile fazzoletto di terra. A questo punto, approfittate della situazione e colpiteli con violenza. Se il vostro assalitore è lucano, ricordategli che la sua regione è così insignificante che persino Di Maio se n'è scordato. Vabbè, smicchia Di Maio! Irritato, il lucano avrà un attacco cardiaco e morirà ancora prima di sferrare il suo attacco. Vabbè, Di Maio, raga, stiveroni. Con la lezione di oggi si conclude il nostro corso di autodifesa. Ma non è finita qui. Nell'ultimo mese, le mie 20 lezioni vi hanno consentito di accumulare un'esperienza tale da poter avere la meglio sul più grande nemico della nostra penisola. Sto parlando proprio di lui. SKN, Swing, grazie per il sub e il sub, entrare per male, patatini! Il napoletano. Oh! Dunque, il segreto per difendersi da un napoletano è... Non si può dire. Se no ti chiudo nel canale. Difenditi da Kest, oh me merda. Con la voce robotica, col dialetto napoletano. Ah, raga, purtroppo ci sono... purtroppo, raga, dico purtroppo, perché ci sono alcuni paesi... Grazie per la sub, l'ultima per male, patatino! A me piace scherzare, però lo sapete com'è, ci sono alcune città che se le prendi in giro sembra che sei razzista.
Sapete com'è, ragazzi? Io ripeto, io scherzo su tutto, tanto ripeto, cioè, io da napoletano sto morendo da ridere, ma sì, ma è ovvio, ma sì, ma ci sta, ma ripeto, ma anch'io con mio nonno che è di Napoli lo prendo per il culo, cioè, ma perché... Si scherza, capito? Però, vabbè, sai com'è, certe cose meglio evitare, magari uno non ti conosce, non sa che scherzi. Finché scherzi con i valdostani, non frega un cazzo a nessuno. Se scherzi su Napoli e vuoi farlo scherzando, magari qualcuno prende male, sai com'è, però. Ripeto, l'importante è scherzare, ragazzi. Finché si dice le cose scherzando, si può scherzare su tutto, raga. Cioè, io sono il primo che mi prendo in giro da solo, quindi, ragazzi, parliamo di niente. Allora, adesso ci abbiamo... Prima di passare alla quella che cucina... Oh, che succede? Momento di lag incredibile. È stato un momento di lag incredibile. Scaglione, grazie per la sala, venuto la barmai, Badino! L'unico punto debole sia qualcuno in casa mia. Grazie per il cilpatato. Grazie Scaglione, spera sa, venuto la fermata. È stato un momento di lag. Prima di passare un attimo lì, mi avete mandato questi video... E io ho molta paura, perché penso siano video di gente che va in alto sulle cose. Se vuoi difenderti da un napoletano, digli che l'accento di Acerra è migliore. Il napoletano inizierà a piangere in ucraino. Buonasera Andrea. Ciao Arianna, grazie per il cibo. Dio Cristo, io vi odio, cazzo! Che fastidio! M.A. sbaglio, S.I. è scordato dei friulani? No, l'ha detto, credo. Mi difendo da UNFIULANO. Da un che? La semplicità, ma non ho capito. Che fastidio! Buonasera, Andre. Come stai? Come hai passato la giornata? Bene, Palatino, grazie per il cheer. Te? Io, no, guarda l'imbuare sto cazzo. Dura poi 3 minuti, quindi voglio dire, parliamo di 3 minuti massimo, però... Però che strozzo, io che soffro di vertigini... Però mi piace vederlo, solo che mi dà fastidio. Cioè, non è bello da vedere, però... No, oddio santo! Che fastidio incredibile! Dai Andre, credo in te, combatti le tue paure. Vai UOMO, vai UOMO. Se io ero lì, altro che combatti le paure. Sì, ma tu sei matto, zio, cioè, ma se il tetto non reggeva? Andrea, volevo chiederti come cavolo funzionasse un microfono. Ne faccio anche un'altra, come si fanno gli OGM. Gli OGM sono organismi geneticamente modificati, si fanno manipolando in sostanza i geni delle cose. Come funziona un microfono è lunghissimo da spiegare, padato. Scrivimelo su TikTok e ti rispondo. Cioè, ho le mani che tra un po' scucciolano. Io sto morendo dentro il fuoco. Sei felice, Martina. Buonezza. Ah, sta filmando. Quello è uno che sta filmando col cellulare. Ok. Andiamo, scusate. C'è. Buona. Con 20.000 sub lo farai anche tu, Andrea. No. 1988. No. Andrea 1988. Neanche per 50.000. Grazie per il cheer. Max, grazie per i 2. Bentornato per male, Palatino. Nemmeno se battiamo il record mondiale delle sub lo faccio. Ed è infattibile battere il record mondiale delle sub. Sì, questi sono matti. Se drop ora 1 milione di bits lo fai? No, perché muoio, casco, io non sono agile. Che mi serve 1 milione di bits e muoio? Grazie per il cheer. Ma non è questione di soldi, raga. È che io non sono buono, io mi ammazzo. C'è un record mondiale. Sì, ragazzi, il record mondiale delle sub, che voi ci crediate o no, è di 283.000 sub. Un tizio l'ha fatto con una maratona, è riuscito ad arrivare a 283.000 sub. Attuale record mondiale. Non mi ricordo il nome, cercatelo ragazzi, cercatelo su Google, lo trovate.
quanto ha guadagnato? Fai finta, quanto ha guadagnato? $560,000 di sub? Io adesso sono 3.400, Badatino. Madonna santa, me ne avete mandati due, maledetti infami. Questo non so se lo guardo tutto perché mi cago tantissimo, però... Paladina, scusami. No, tu sei... Che fastidio! Selena, grazie per i due, ben trovato per male, Paladino! Che fastidio! Ma sai perché mi piace guardarlo? Perché mi dà proprio fotoni, grazie per gli otto, ben trovato per male, Paladino! Cioè, magari se uno soffre di vertigini non riesce a capirlo. Però io che soffro di vertigini, se... No, non è 1.200.000 patato, perché ogni sub tu prendi la metà, non prendi tutto. Cioè, se io che soffro di vertigini... Volevo fare un indovinello. Cos'è che fa schiuma ma non è sapone? Cos'è? Naturalmente è tutto gliardico. La borra! Comunque vi assicuro che io che soffro di vertigini, raga, mi dà un fastidio, la sensazione tipo di brivido. Arianna! Grazie, no. grazie. Arianna, grazie mille per le 10 sub, Palatina. Troppo carina, Palatina, grazie mille. No, ho detto un euro patatino in Italia, perché c'è il 50% di tasse. In America dipende dalle tasse. Di base tu prendi la metà del prezzo di una sub. Poi dipende dalle tasse, naturalmente. Che fastidio. Ah, la musica, io raga non so se c'è. Io non so se c'è il copyright. Che fastidio! No, ma tu sei scemo a fare una roba del genere. Io non la farei neanche. Pooh, grazie per aver chiesto 10 sub. Grazie. Anche te, Pooh. Grazie mille, Patatino, per le 10 sub e tutte le altre sub giftate in passato. Grazie mille di cuore. Che fastidio inenarrabile. Ma tu sei matto. Ma tu sei matto. Ma io neanche. Nico, grazie per gli 8, ben trovato per amare, Palatino. Ma tu sei matto. Ecco, io già non so farlo di base per terra se... Che fastidio. Però ti fa venire i brividi. Però non so perché. Ti fa venire i brividi, però. Oh, raga, c'è anche chi non soffre un cazzo di vertigini, eh. Cioè, se tu non soffri un cazzo, c'è anche chi non soffre un cazzo a guardarlo, non sente niente. A me fa venire i brividi. Hello there. Che fastidio, ragazzi, guardarlo. Ma tu sei coglione, dove cazzo sei andato? A me, sapete cosa non mi dà fastidio? Il mare. Sarà perché ho fatto tanti anni di nuoto, sarà quel che è, ma a me il mare non dà fastidio. Se c'è una cosa di cui non ho paura io è il mare, l'acqua. Sarà che, ripeto, ho passato tantissimi anni in acqua. Però io quando c'è il mare mosso, le onde, in barca, io nel mare sto benissimo. L'altezza invece mi dà un fastidio. Io non avevo neanche visto sta salamella appesa qui. Ragazzi, vi giuro, mi sembrava una mantide. Raga, vi giuro, guarda, sembrava una mantide che stava facendo così, raga. Sembrava una mantide, guarda. Sembrava una mantide. Dicevo, che cos'è quella roba? Dicevo, che cazzo è quella roba? No, Aquaman mi fa cagare come eroe. Delle due, se devo proprio fare qualcuno, faccio Poseidone. Aquaman, che eroe di merda. Voglio il tridente che spara laser.
non è che devo soffrire di vertigine. Zeus mica volava, cioè Zeus volava, vaffanculo, grazie al cazzo. Se volassi manco io soffrirei di vertigini. Il problema è che non volo. O se fossi come Zeus che caschi da 1000 metri non ti fai niente, allora, non soffrirei di vertigini. Zeus è stronzo, grazie al cazzo che era il signore dei tuoni. Volava e vaffanculo, se volo manco io soffro di vertigini. Non muori tutti a non soffrire di vertigini volando! Se caschi lì... Che no, 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 no! No, 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 no! Che no, 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 no! Che fastidio! Questi sono pazzi! Fermiamoci qua, ragazzi, perché sennò mi sta venendo da star male. Allora, papere, passiamo alla signora. Allora, il titolo si chiama A Different Space.